Quando la FIOPS alcuni mesi fa ha lanciato la propria campagna sul tema della posa delle reti sotto costa, nel giro di pochi giorni ci sono pervenute migliaia di segnalazioni, foto, video e messaggi da pescatori di ogni parte d'Italia. Premesso che nello statuto della FIOPS è scritto in maniera chiara che l'obiettivo della nostra associazione è quello di rendere compatibile in mare la pesca professionale con la pesca sportiva e ricreativa e che non è certo nostra intenzione colpevolizzare i pescatori professionali che nel rispetto della legge svolgono il loro lavoro rispettando il mare oltre che le leggi, dobbiamo però fare alcune considerazioni. Siamo infatti in una situazione di sostanziale anarchia, una situazione che non è più tollerabile. Per il rischio che la posa di reti sotto costa non autorizzate e illegali e soprattutto non segnalate pone per la balneazione in alcuni periodi dell'anno e in generale per lo svolgimento di altri tipi di attività, quali fra queste la pesca sportiva e ricreativa. Senza considerare il danno all'ecosistema prodotto dall'uso illegale di reti che hanno maglie più piccole di quelle consentite dalla legge, che una volta apposte uccidono pesci di ogni dimensione. Ma che cosa dice la legge in proposito? Nella legislazione italiana vi sono solo due fonti che trattano espressamente l'uso delle reti da posta. Queste sono il DPR 1639-1968 e il DM 14814-2004. Il DPR 1639-1968, all'articolo 103, stabilisce che è consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta e ne regolamenta solo la dimensione delle maglie, imponendo l'obbligo di utilizzare segnali luminosi per il loro avvistamento. Unico divieto contenuto in tale provvedimento è l'impiego entro la distanza di 200 metri dai punti foranei delimitanti foci, sbocchi o bacini. Il DM 14814-2004 contiene invece una più precisa definizione delle caratteristiche tecniche del sistema attrezzi da posta, aggiungendo tuttavia a quale limitazione solo quella della superficie complessiva della rete, che non può superare 20.000 metri quadrati. Per comprendere meglio quali siano le modalità di uso delle reti da posta, occorre allora esaminare la legislazione europea. I principi base che reggono quella che viene definita la PCP, ovvero la politica comune della pesca, sono la salvaguardia delle risorse acquatiche viventi e la sostenibilità delle attività di pesca sotto il profilo ambientale, economico e sociale, limitando l'impatto ambientale. Il regolamento CE 1967-2006, che disciplina le modalità di esercizio della pesca nel Mar Mediterraneo, proprio al fine di uno sfruttamento sostenibile delle risorse, vieta espressamente, articolo 17, al pescatore sportivo, intendendo questo come quello che non esercita attività commerciale, l'utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, reti da imbrocco tirate, tramagli e reti da fondo combinate. In merito all'utilizzo di reti da posta, viene stabilita all'articolo 9 la dimensione minima delle maglie. Il regolamento CE 1224-2009, tuttavia, ci fornisce i principi sull'esercizio dell'attività professionale. All'articolo 6 si stabilisce che un peschereccio può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se in possesso di licenza di pesca e di autorizzazione per i casi previsti dall'articolo 7. Il peschereccio e gli attrezzi devono inoltre essere marcati. Ciò al fine di ricondurre i singoli attrezzi al proprietario anche in caso di smarrimento o di controlli sul pescato. Il DM 60825-2012, in applicazione di tale regolamento, ha elencato i codici previsti dalla classificazione comunitaria prevedendo che la licenza di pesca indichi in modo chiaro qual è l'attrezzo principale e quale l'attrezzo secondario, in quanto sono utilizzabili nell'esercizio dell'attività solo gli attrezzi espressamente indicati. Dal complesso sistema si deduce che l'uso delle reti da posta è consentito solo ai pescatori professionisti e solo se tale attrezzo è indicato nella licenza e dotato di marcatura e di appositi segnali luminosi. Come abbiamo già rilevato, la collocazione delle reti sotto costa, delle reti soprattutto illegali, è da attribuire in larga parte a fenomeni di bracconaggio ed è tale da non consentire
quel controllo e il rispetto dei principi che la legislazione europea ha dettato in materia. Che cosa possiamo fare dunque? Come possiamo fare a garantire il massimo controllo e il rispetto delle leggi vigenti in materia per sconfiggere il bracconaggio in mare? È possibile rendere compatibile la posa delle reti sotto costa con la pesca sportiva e ricreativa da riva, ad esempio riservando delle aree di spiaggia solo alla pesca sportiva con il divieto della posa delle reti? Nelle coste della penisola vi sono infatti spiagge dedicate ad esempio all'accessibilità ai cani, a vari tipi di attività sportive, ma sembra impossibile dedicare delle porzioni di spiaggia unicamente alla pesca sportiva e ricreativa. Per quale motivo? Perché 2 milioni di pescatori in Italia non sono rispettati? Perché si pensa ai pescatori sportivi solo per fargli pagare una tassa per l'esercizio della pesca in mare, magari per finanziare la pesca professionale, senza aver mai misurato quello che è il vero impatto della pesca sportiva e ricreativa sugli stock ittici dei nostri mari, come invece ha fatto il Parlamento europeo? FIOPS, FIPSAS e API hanno fatto queste proposte al sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, proposte sulle quali stiamo attendendo delle risposte di carattere politico. Questa forse potrà apparire come una provocazione, ma perché allora, in attesa di una disciplina che consenta il controllo e la regolamentazione effettiva della posa delle reti sotto costa, non vietarla del tutto per chiunque entro i 250 metri d'arriva? Questo ci consentirebbe di fare una volta per tutte chiarezza sulla vicenda. In attesa di avere queste risposte dalla politica, la FIOPS continua le sue battaglie nell'interesse della difesa dei pescatori, della pesca sportiva e ricreativa in Italia in mare. Avanti insieme!